Siamo qui con mister Strange, sì. Ovviamente ne approfittiamo. Le faccio i complimenti per questa partita e per questa Morrone che in campionato ha dimostrato di essere un'ottima squadra e oggi ha tenuto testa al San Luca fino all'88esimo e poi anche nei supplementari, costringendo un'ottima squadra con il San Luca a vincere la Coppa solamente ai calci di rigore. Sì, intanto mi fa piacere che ci fai i complimenti. Oggi avevamo un ostacolo forse troppo importante per noi, però la squadra, secondo me, escluso il primo tempo dove l'emozione sì, ci ha un po' frenati, no? Anche se alla fine è stato giocato quasi alla pari anche il primo tempo, però con un'inerzia secondo me a favore loro. Poi secondo tempo e tempi supplementari, secondo me la Morrone ha interpretato meglio la gara. Potevamo sfruttare meglio le occasioni che abbiamo avuto. Sono davvero orgoglioso dei ragazzi e ti giuro, io non sono mai arrivato qua, no, ma mi dispiace di più per loro, che è veramente un gruppo di ragazzi che ha lottato fino alla fine contro una corazzata. Però io credo che intanto sia stata una finale all'altezza, emozionante, su un campo infame purtroppo per noi, però io voglio fare solo i complimenti a loro, perché è giusto così, insomma. Chi vince ha qualcosa in più. Alla fine hanno dimostrato più freddezza nei rigori, abbiamo perso contro una grande squadra. Niente, perché alla fine intanto bisogna dare i meriti all'avversario, un avversario veramente molto meritevole che è arrivato in finale e ha onorato fino all'ultimo. Potevamo vincere noi come abbiamo vinto alla fine, però potevano vincere loro. Noi non abbiamo lesinato energie, abbiamo qualche difficoltà. E abbiamo avuto qualche difficoltà, oggi ci mancava il capitano in mezzo al campo, è stata un'assenza pesante, come loro avevano delle defezioni in difesa. Noi abbiamo tenuto botta fino alla fine, è stata una partita che solo, vorrei ricordare, al 44esimo stavamo vincendo, all'ultimo minuto è stata pareggiata la partita. Noi abbiamo lottato su ogni palla, abbiamo, ripeto e ribadisco, onore e merito a questo Morrone che veramente ha fatto una grandissima partita, però non credo che noi siamo stati di meno. Abbiamo giocato per 8-10 minuti anche in inferiorità numerica e nel secondo tempo supplementare eravamo proprio arrivati, perché in questo campo è stata veramente una battaglia che abbiamo onorato sia noi che la Morrone, il calcio calabrese. Penso che tutti quanti hanno visto una partita lottata fino all'ultimo, non era facile giocare, basta guardare il campo. Alla fine ci siamo riusciti a portare a casa questa coppa ed è un grandissimo traguardo per noi, perché la società ci teneva tantissimo, la gente pure, perché lo scorso anno erano arrivati pure in finale e purtroppo è stata persa in beneficio del Corigliano.